Aumentano i furti di marmite catalitiche. Nel mirino dei ladri i metalli preziosi che possono fruttare anche centinaia di euro. Nel quartiere della Trave a Fano non si placa la protesta dei residenti contro la nuova viabilità. Nuove rotatorie e asfaltature. Il Comune di Fano annuncia 7 milioni di euro di investimenti per la realizzazione di nuove opere. Nasce a Fano la prima squadra di calcio femminile. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Un cordiale saluto, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Come avete sentito, è boom di furti di marmite catalitiche. I ladri le rubano anche da noi, nella nostra regione, soprattutto per rivenderne i metalli preziosi. L'ultima frontiera dei ladri è quella di rubare i catalizzatori delle auto in sosta. È la nuova emergenza che si sta diffondendo anche a Fano e nei comuni limitrofi. Una parte della vettura che in passato non faceva gola ai malviventi adesso è diventata il bottino preferito. E la risposta va ricercata nei materiali che compongono gli scarichi delle automobili. All'interno del catalizzatore sono presenti metalli nobili come platino, palladio e rodio che se rivenduti possono fruttare fino a 100 euro. I colpi, che sono sempre più numerosi, spesso non vengono nemmeno segnalati alle autorità competenti. Ad esempio, al commissariato di Fano è stata sporta una sola denuncia. Infatti, i proprietari delle vetture preferiscono limitarsi a sostituire le marmitte senza rivolgersi alle forze dell'ordine. Ne sa di più Loris Filippetti, titolare di un'officina di manutenzione che negli ultimi due mesi ha riparato 6 auto dopo il furto. Ce n'è uno proprio in questo momento, me lo porta stamattina senza catalizzatore e niente, adesso provvederemo anche a recuperarli perché in pratica non si trovano più neanche nuovi e quindi adesso bisognerà ordinarli all'estero, farli arrivare e poi montarli. Qual è il prezzo? Mediamente sui 300-350 euro. Come avviene questo furto? È necessario smontare il cofano? No, in pratica viene da sotto, vanno dentro, allentano quattro viti, tagliano il tubo sotto e portano e sfilano sto catalizzatore. Anche molto semplice? Sì, molto semplice da rubare. E ci si accorge facilmente poi? Ah sì, quando uno va a fare il primo avviamento da freddo e sente che c'è la marmita rotta, sembra che sia rotta, invece in realtà non c'è più il pezzo. Ma proprio un brutto rumore, insomma. Sì, brutto rumore assurdo. Si è conclusa con il sequestro di 215 kg di pesce e molluschi per un valore commerciale di 2.200 euro e sanzioni amministrative di oltre 5.000 euro. L'operazione Pescato Sicuro, portata a termine dalla Guardia di Finanza insieme alla Capitaneria di Porto e all'ASUR. Dai controlli svolti nella zona del molo di Mandracchio, ad Ancona, è emerso che numerosi venditori sono risultati privi di certificazione per la vendita ambulante e sprovvisti della documentazione che attesta la provenienza del prodotto ittico. Inoltre, le condizioni igieniche del pescato sono risultate potenzialmente pericolose per gli acquirenti. Il pesce sequestrato sarà destinato allo smaltimento attraverso una ditta specializzata. Torniamo a Fano, dove non si placano le proteste dei residenti nel quartiere Trave contro la nuova viabilità. Continuano a fioccare polemiche sulla nuova viabilità di via Trave a Fano, a due mesi di distanza dal restringimento della carreggiata sia di fronte alla palestra che poco prima di via della Giustizia. I residenti non demordono e chiedono a gran voce che si trovino altre soluzioni per rallentare la velocità. Come spiegano i cartelli affissi sulle persiane, sulle recinzioni, ma anche sui pali della segnaletica stradale. Anni fa avevano chiesto al comune un semplice autovelox e non questo scempio. Molto pericoloso, basta vedere i segni che ci sono, quanti cerchioni sono caduti per terra perché pur di passare accelerano, nessuno rispetta il divieto di transito, niente, nessuno, ognuno fa quello che vuole, vanno più forte di prima e non parliamo della sera quando vanno a 100-120 all'ora. Hanno speso 23.000 euro per niente, buttati via, soldi nostri. Abbiamo sempre chiesto rispetto e tutela dei residenti, ha proseguito Giorgio Francolini, servono più controlli delle forze dell'ordine. È successo questo, che chi ha fatto il progetto non ha pensato
che le porte dei residenti si possono aprire anche verso l'esterno. Un bambino uscendo di casa è stato investito da un motorino. La porta, diciamo, non è successo niente di grave, ma poteva accadere una tragedia. Per la paura di transitare nella strettoia, passano qua, dove non dovrebbero passare. E così, per evitare che possa accadere di nuovo, la proprietaria dell'abitazione ha parcheggiato la sua auto in questo punto, ma ha già preso una multa. Mettessero i livellatori di velocità a questo punto, ti arriva la multa a casa, la prossima volta ci guardi. Quindi le modifiche che sono state apportate non servono a nulla. Scusate, avete provato voi a girare in bicicletta? Cioè, provate voi in bicicletta, vi renderete conto di dove dover passare. Qui ci sono le macchine, qui tu non puoi passare, se ti metti là ti sgridano, adesso basta. Cioè, veramente vergognoso. La cosa buffa è questa, che quando sei in macchina pensi di essere immortale e c'hai la precedenza. Non è così. Sto anche pensando di andare a scuola guida per colpa dei cafoni, perché dico, ma dove sbaglio? Ditemi dove sbaglio. Se verrò investita, se non altro dirò ai miei, bene, sono morta, verrete risarciti dal pinco pallino che era un deficiente, era un assassino che guidava. Ma come sto calmo? Io perché ti ho passato per giocare la tua madre, Senti com'è? Maleducato! Stai a casa! A dire la sua è anche un pensionato per 40 anni, dipendente della provincia. Dopo il ponte verso Fano, nella curva si trova un ostacolo che si affaccia una macchina dalla via di fronte, vengono facendo il sorpasso sopra il marciapiede che me l'ha rotto. Comunque sono tutte queste che non vedono nemmeno tecnicamente quello che si deve fare, perché le zanelle sono più basse di 4 dita di quello che è il manto stradale. Ed è pericoloso per le biciclette e per i motorini, perché ho raccolto qualche vecchietta che è cascata per via, che è la ruota, quando va sotto la zanella non rimonta su. E queste cose bisogna saperle, un tecnico deve vedere, deve venire sui lavori. Io non li ho mai visti i tecnici. Intanto, come annunciato dall'assessore Tonelli, oggi, domani e giovedì dalle 8.30 alle 19, via Fornace e via Trave, nel tratto compreso dalla rotatoria Terrazze fino a quella dell'interquartiere, rimangono chiuse al transito dei veicoli per i lavori di asfaltatura del manto stradale. Rimangono però anche altri problemi. Le 3 fermate dell'autobus soppresse qui, non so neanche come facciano a ripristinarle, perché non c'è più lo spazio per fermare il tram, non c'è. Diceva però anche della cartellonistica per i tir. No, i divieti del transito dei camion qui io non li ho visti. Però l'amministrazione, se fa le strade grandi, nuove, buone, deve convogliare il traffico in quelle strade grandi, nuove e buone. Non nelle strade vecchie, che vanno usate troppo da tutti. E bisogna unire gli interquartieri, da San Cristoforo qui non deve venire giù più nessuno, devono andare diritti. Però voglio dire, io abito in questo quartiere e vedo che le cose non vanno assolutamente migliorandosi, anzi. Aggiornamento sul Covid: nelle ultime 24 ore è deceduta una persona, un fanese di 72 anni, mentre tra le nuove diagnosi, come vedete, i numeri sono bassi, ma 25 semplicemente perché sono stati processati pochi tamponi. E sono 25, dicevo, nuovi positivi, nessuno in provincia di Pesaro Urbino. La più colpita invece è Ancona, con 19 contagi. Negli ospedali della regione i ricoveri sono 77, 2 in meno rispetto a ieri. Scende invece di molto rispetto alla settimana scorsa il numero dei pazienti in terapia intensiva, mentre quello dei degenti in semintensiva resta invariato. E da oggi si somministra la terza dose di vaccino anti-Covid ai soggetti trapiantati e immunocompromessi. Il richiamo può essere effettuato dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose. Le persone che soffrono di queste patologie e che sono seguite dagli specialisti verranno chiamate direttamente dagli ospedali, ma chi non riesce a raggiungere le strutture può contattare il proprio medico di base per la vaccinazione a domicilio. Da domani, 21 settembre, per i pazienti delle stesse categorie, ma che non sono seguiti dagli specialisti, sarà possibile iscriversi nel portale di Poste Italiane. Dalle rotatorie agli asfalti, il Comune di Fano annuncia 7 milioni di euro di investimenti.
Nuove opere per una città che cresce è lo slogan del progetto complessivo illustrato dal sindaco Seri e dall'assessore Cucchiarini, che si concentra su investimenti connessi ai lavori pubblici, al decoro della città e alla qualità della vita dei cittadini, assicurando una maggiore sicurezza. Grazie a una variazione di bilancio verranno investiti circa 7 milioni di euro. Di questi, quasi 900 mila saranno destinati al patrimonio. Fanno parte del capitolo la riqualificazione di Piazza Marcolini, della fontana di Piazza 20 Settembre e dei muretti di Ponte Sasso. Un'attenzione è rivolta anche allo sport, con il nuovo campo da calcio al Vallato e alle aree verdi, a cui sono dedicati 600.000 euro relativi al secondo e terzo stralcio del parco urbano e 150.000 per la riqualificazione di aree gioco e parchi. Sono in programma anche la progettazione dell'operazione Waterfront e il rifacimento dell'impianto termico della scuola media Padalino. Ingente poi sarà il piano di miglioramento delle strade. Innanzitutto un piano di asfaltature importantissimo da 3.700.000 euro che va a concentrarsi su tutti i quartieri della città, anche quelli più periferici, con l'intento non solo estetico ma anche e soprattutto per mettere in sicurezza le strade per le auto, per le bici ma anche per i pedoni che le attraversano. Ricordiamo che un intervento così importante non si realizza in questo comune dal 2015, quindi ci sembrava doveroso andare a mettere in campo un'operazione di questo tipo. Abbiamo poi finanziato un importante infrastruttura che è quella, la realizzazione della rotatoria del CODMA, che andremo a realizzare come uno dei primi interventi di questa tranche di opere che abbiamo finanziato. Inoltre, ha proseguito Cucchiarini, 100.000 euro verranno utilizzati per i marciapiedi del Vallato, mentre 85.000 per l'abbellimento e la sistemazione della rotatoria di Sant'Orso all'ingresso della città. Stiamo attendendo, ha poi annunciato l'assessore, l'autorizzazione della prefettura per le infrastrutture mobili e semimobili, tra cui gli autovelox, che verranno installate a Cucurano e a Fano Sud, come a Metaurilia e a Ponte Sasso. Abbiamo finanziato in questa variazione di bilancio altri 150.000 euro di interventi per la sicurezza stradale, con progetti che dovremmo andare a definire, sono in corso di definizione, in un lavoro congiunto, perché non può che essere così, fra viabilità e polizia locale, che è sulla strada e che ogni giorno registra tantissimi e sempre più numerosi incidenti. Gli impegni che avevamo assunto, ha commentato invece il sindaco Seri, vengono tutti mantenuti e la pandemia ha rallentato alcuni processi, ma ora spingiamo sull'acceleratore per concretizzare interventi ambiziosi e vitali. Veramente tanti nuovi progetti che si uniscono a quelli che sono in corso, non sono sostanza, perché finanziamo le risorse con questa variazione e dentro il 31-12 andremo ad appaltare, in modo tale che a iniziare dalla primavera inizieranno i primi lavori di queste nuove opere di riqualificazione, di manutenzione. Quindi una città più bella, una città in cammino, una città che cresce sempre più. È partito alle 5.45 di questa mattina in sella alla sua bicicletta, pronto per affrontare gli oltre 300 km di bici che lo aspettano, il sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci, che è partito ha intrapreso questo viaggio della memoria in solitaria con destinazione Germania, Pfarrkirchen. L'intento è quello di ripercorrere la tratta dell'ufficiale tedesco Erich Eder, che nel 1944 salvò fuggiaschi ed ebrei rifugiati al convento del Beato Sante di Monbaroccio. Il sindaco, partito dal convento francescano, in mattinata ha superato il confine della regione ed è arrivato a Rimini, dove, come Eder nel 1953, ha preso poi il treno. Quando arriverà in Germania consegnerà numerosi doni, tra cui la pergamena che testimonia la presenza del nome di Erich Eder nel Giardino dei Giusti. Ha già vinto invece la sua sfida Salvatore Cimmino, disabile di 57 anni, che sabato scorso ha completato in 4 ore la sua 16ª tappa Fano-Pesaro di 16 km del Giro d'Italia a nuoto. Un'impresa sportiva che è anche una campagna di sensibilizzazione a favore di un paese sempre più inclusivo, senza barriere architettoniche e sociali. A Salvatore era stata amputata una gamba all'età di 15 anni dopo un terribile osteosarcoma. La prossima tappa dal lago di Iseo a Pisogne, in provincia di Brescia, è prevista per il 24 e 25 settembre. Parliamo ancora di sport, perché a Fano è nata la prima squadra di calcio femminile. Letizia Marchioni. Permette.
permettere alle ragazze di avvicinarsi ed appassionarsi al mondo del calcio è l'obiettivo della nuova società Fano Calcio Femminile. Guidata dal presidente Alessandro Crespi, l'associazione sportiva dilettantistica è pronta a scendere in campo per diventare un nuovo punto di riferimento nel tessuto sportivo del nostro territorio. La Fano Calcio Femminile parteciperà con le proprie squadre ai campionati di Serie C Calcio a 5, mentre per il calcio a 11 al campionato d'eccellenza femminile e ai campionati nazionali femminili Under 15 e Under 12. Le Under 10 successivamente parteciperanno alle competizioni federali loro dedicate. Anche il logo scelto per la società è emblematico e mette in luce la Dea della Fortuna e l'Arco d'Augusto, simboli di Fano. Sullo sfondo è riproposto lo stemma del comune della città e i suoi colori. Il blu è un riferimento diretto alla società Giovane Sant'Orso. Tutto nasce dalla volontà di far decollare anche nella città di Fano il calcio femminile, ha spiegato il presidente Crespi. Ho avuto l'opportunità di mettere insieme due realtà territoriali che già avevano sviluppato dei progetti sul calcio femminile, come il Sant'Orso e la Giovane Sant'Orso e la Real Metapro. E grazie al loro contributo, sia di giocatrici che di strutture di organizzazione, siamo riusciti a far decollare questo progetto con una nuova identità. Si chiama Fano Calcio Femminile, è totalmente autonoma, ha lo scopo di essenzialmente valorizzare tutte le ragazze che vogliono giocare a calcio, far conoscere questo movimento. Inoltre, ha proseguito Crespi, si tratta di un modo per diffondere i valori di integrazione e inclusione che fanno parte dello sport, ma soprattutto per far capire che il calcio può essere giocato anche dalle bambine e dalle ragazze, rompendo così vecchi pregiudizi. Il progetto è stato supportato dall'assessorato allo sport del Comune di Fano. La maggioranza abbiamo votato in Consiglio Comunale un documento che è la Carta dei diritti nel mondo dello sport delle donne. Con quel documento ci prefiggevamo di superare quelle che erano delle barriere culturali, oltre che sportive, proprio per un termine di inclusione di un mondo femminile all'interno di una disciplina che naturalmente oggi ci dà grandi risultati. L'impegno dell'amministrazione era quello di sostenere tutte le società e le associazioni che si sarebbero messe a disposizione. Oggi ce n'è una, che naturalmente è un'eccellenza all'interno di un patrimonio pesarurbino, è un ramo dell'ALMA, quindi l'ALMA Juventus Donne di Fano. È una società che, grazie ad Alessandro Crespi, che è il presidente, in questi anni ha conquistato un merito straordinario, perché ha messo insieme tante ragazze, c'è tanto interesse e tanta partecipazione. Per cui mi sento di dire che questo è il risultato concreto di un impegno con gli atti che si prende all'interno di un comune. È un passaggio di civiltà. E al Parco di Rosciano sabato scorso è stata inaugurata la scultura di Sauro Tonucci, donata dall'artista al Comune di Fano. L'opera, realizzata in ferro, rappresenta il console Gaio Flaminio Nepote, che nel 220 a.C. favorì il progetto della Flaminia tra Roma e Rimini. Nel 217, eletto ancora console, affrontò Annibale nella battaglia del lago Trasimeno, dove venne però ucciso da una lancia. Ieri invece si è svolta la Maratona di Roma, una competizione internazionale con circa 8.000 corridori provenienti da tutto il mondo. Tra i partecipanti c'erano anche Luca Bauchiero e Michele Barbetti, due corridori dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Marotta Mondolfo Run. Bauchiero si è classificato 33esimo assoluto, 13esimo nella sua categoria e 17esimo italiano della Maratona. E adesso, prima di salutarci, apriamo il nostro album di famiglia per fare gli auguri a Silvano Bartolucci e Rosanna Bacchiocchi di Fano, che ieri, domenica 19, hanno festeggiato le nozze d'oro, ovvero i loro 50 anni di matrimonio. È tutto, grazie per essere stati con noi. L'appuntamento con l'informazione su Fano TV domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali, il commento alla stampa. Arrivederci.